Quando, quando nel 1956 i carri armati russi invasero l'Ungheria, io ero un bambino, però me ne ricordo i litigi dei miei genitori e come se me li ricordo. Mio padre era un comunista amendoliano, diciamo, tutto lavoro e Unione Sovietica. L'Unione Sovietica veniva prima di tutto, quindi quelli sulle barricate stanno minacciando il baluardo del socialismo nel mondo, diceva, sono infiltrati da agenti della CIA, vogliono demolire il sogno dei lavoratori di avere un giorno un mondo migliore per noi tutti. Mia madre invece replicava "Ma tu, insomma, ti rendi conto che gli ungheresi hanno diritto a decidere della loro vita liberamente delle sorti del loro paese?" Ti rendi conto che i sogni dei lavoratori sono finiti sotto quei cingolati? Ti rendi conto quando parli del tuo socialismo, che non si capisce questo socialismo quando dovrà avvenire, così come non si capisce quando questi carri armati se ne dovranno andare dall'Ungheria? Bene, molti di voi staranno pensando che io sto parlando di questo, sto citando questo mio ricordo perché voglio in qualche modo assimilare. I burocrati dell'Unione Sovietica, non so, ai ministri tecnici del governo Monti. Ma vi sbagliate perché insomma le caratteristiche dei ministri tecnici sono del tutto diverse. Innanzitutto non invadono nessuno spazio e poi scappano davanti a tutti perché scappano davanti alle iene e scappano perfino di fronte alla nostra Giulia, che è una persona mitissima. Invece voglio evocare la ragione di Stato, perché molto spesso in nome della ragione di Stato si calpestano i diritti democratici e in questo momento la ragione di, di, di Stato la potremmo chiamare la dittatura dello spread. È la dittatura dello spread che viene prima dei diritti dei cittadini a decidere liberamente delle sorti del proprio paese. E allora così potrei immaginare che per un miracolo mio padre e mia madre tornino a litigare su questa dittatura dello spread. Sono sicuro che mio padre oggi direbbe: Ma insomma, ma ti rendi conto che se non avessimo avuto monti eh, il nostro paese sarebbe precipitato nel baratro più profondo, in un burrone? Ma ti rendi conto che insomma, i nostri figli non avrebbero più un futuro, non avrebbero più sogni ai quali dedicare la loro esistenza? E sono sicuro che mia madre, mia madre risponderebbe con la stessa vehemenza e tu ti rendi conto che da quando c'è il governo Monti, insomma tutti gli indicatori sono andati precipitando, il debito invece di ridursi è salito fino ad arrivare a 2.000 miliardi, ti rendi conto che la disoccupazione giovanile è arrivata al 36%, ti rendi conto che in qualche maniera noi stiamo qui a, Contare una situazione che doveva crescere e invece quando Berlusconi se n'è andato il paese era a crescita zero e adesso siamo due punti di PIL sotto lo zero. Ma cosa c'hai? Il prosciutto negli occhi? Cosa fai? Stai ancora ad aspettare che la classe operaia vada in paradiso? E sicuramente il dibattito non finirebbe qui perché mio padre replicherebbe: ma insomma, ma come fai a non capire che? Diciamo, senza questa operazione noi saremmo effettivamente nella, nella miseria più profonda, non riusciremo più nemmeno a intravedere un futuro per il nostro Paese, non saremmo riusciti a mettere sotto controllo la situazione. Bene, e a questo punto io sono sicuro che mia madre rimetterebbe in campo una risposta formidabile a quella che sarebbe la domanda principale, ovvero... Come mai anche le persone che non hanno niente non scendono in piazza, ma si accorgono che, insomma, in qualche maniera potrebbero precipitare dalla padella nella brace? Ecco, e lei gli direbbe perché quelli che non hanno niente non hanno nemmeno più i sogni e quindi si trovano in una certa difficoltà a scendere in piazza e soprattutto perché c'è una maggioranza che la dittatura dello spread l'accetta. È una maggioranza silenziosa. E perché l'accetta la dittatura dello spread? Perché di fronte a sé non vede una prospettiva credibile per cambiare il paese. Allora come in una tempesta si tiene attaccata alle sue cose per paura di perdere quello che ha. Allora caro Monti, io la vorrei tranquillizzare perché intorno a me di padri... Tutti ragione di Stato ne vedo moltissimi e invece come lei sa di mamma ce n'è una sola.